Buonasera, e io ho un po' il compito di parlare del metodo, un po' delle linee guida del progetto, quindi di entrare un po' nel vivo del progetto. Come potete immaginare, le linee guida di un progetto sono un po' l'impalcatura, le fondamenta su cui poi si costruisce tutta l'operatività di un progetto e le varie anche fasi attuative. E per farlo devo partire ovviamente dall'obiettivo, dal bersaglio di questo progetto, perché in base poi all'obiettivo si ritrovano le risorse e gli strumenti per arrivare a raggiungere questo obiettivo. L'obiettivo è molto semplice, o meglio, è chiaro ma non è semplice, ed è quello di recuperare l'ex caserma Piave e di riconvertirla in uno spazio, una parte dell'ex caserma Piave, di riconvertirla in uno spazio sociale autogestito. Per fare ciò noi abbiamo pensato che lo strumento adatto per questo progetto è quello di costruire una comunità, di sviluppare attorno a questo progetto una cooperazione sociale che è fatta di tante persone che da qui ai prossimi mesi vogliamo coinvolgere. E come si fa? Noi abbiamo pensato di mettere insieme queste persone, mettere insieme le loro capacità, i loro saperi sia tecnici, pratici che teorici, mettere insieme il loro lavoro per un obiettivo che è quello della riconversione e poi della gestione di questo spazio. Per cui questo modello di costruzione di comunità, secondo noi, è uno strumento potente, ma allo stesso tempo è anche un fine, perché viviamo dentro una realtà sociale sempre più frammentata, sempre più individualizzata, che ha delle patologie sociali a causa di questa individualizzazione. Per cui pensiamo che costruire comunità sia anche, in un certo senso, promuovere delle politiche sociali, promuovere, come dire, le risorse di una comunità e in ambito di prevenzione anche rispetto a quelle che sono poi le patologie legate a questo modello di società. Per cui questo progetto, secondo noi, a pieno titolo può essere un progetto sociale a tutto tondo, progetto sociale che abbiamo, come dire, la presunzione anche, soprattutto quando, una volta riconvertita la caserma e una volta iniziate le attività all'interno, di trasformarsi in quella che noi definiamo una vera e propria istituzione del welfare territoriale. E questo ovviamente lo vogliamo fare in sussidiarietà con il comune. Quando parlo di sussidiarietà uso un termine proprio specifico, perché vorremmo essere a fianco al comune nella costruzione di questa progettualità. Chiediamo al comune di come dire, incentivare questo processo, di essere a fianco a noi, di mettere a disposizione quello che può per realizzare questo progetto proprio in un legame di solidarietà. Uso il termine sussidiarietà perché secondo noi è il termine adeguato, che ci pone fuori da un meccanismo invece di assistenzialismo rispetto a queste logiche, perché non vogliamo che il comune si sostituisca a noi, non vogliamo nemmeno che il comune prenda questo progetto e lo realizzi per conto per farci, voglio dire, un piacere a noi e consegnarci le chiavi di questo progetto. Noi rifiutiamo questa logica, rifiutiamo anche come dire, che il comune metta a disposizione dei finanziamenti su questo progetto. Noi quello che vogliamo sostanzialmente è che ci metta a disposizione il sapere tecnico, gli uffici competenti per realizzare questa cosa. Pizzo poi prima parlava anche del fatto che non sarà un'attività imprenditoriale, ovviamente lì dentro non vogliamo costruire ovviamente del profitto per noi stessi, ma si tratta invece di, e quindi non un'impresa privata, ma invece noi la definiamo come un'impresa sociale, cioè un luogo nel quale costruire un'economia che ci permetta di prima di tutto riconvertire quel posto, che va ristrutturato, una parte di quel posto che va ristrutturato ovviamente, e poi avere, come dire, le risorse anche economiche per portare avanti queste attività. Il modello di organizzazione di questo progetto, perché come tutti i progetti devono avere anche un metodo, un'organizzazione, noi l'abbiamo identificato a partire da un'assemblea che è l'assemblea di gestione, che è l'organo di governo di questo progetto. Questa assemblea di gestione discute sulla vita di quella parte di luogo della città di Belluno, ne, diciamo, identifica le linee generali, le linee programmatiche, identifica quale attività fare all'esterno in base alle sollecitazioni dei partecipanti all'assemblea. Queste sollecitazioni poi ovviamente vengono prese in carico da delle persone che se ne fanno portatrici, che diventano i coordinatori
E quando vediamo che su un'attività ci sono più coordinatori, allora organizziamo su quell'attività un gruppo di lavoro. Questo gruppo di lavoro ha il compito sostanzialmente di costruire la rete sociale per far sì che quell'attività venga realizzata, può costruire partnership con anche soggetti esterni e soprattutto deve assumersi la responsabilità di portare avanti quell'attività. La peculiarità di questo progetto è l'auto-organizzazione, quindi l'autogestione di quell'assemblea, e una cosa per noi fondamentale è che nel momento in cui viene proposta un'attività all'interno di quei luoghi, chi la propone sia anche autoresponsabilizzato rispetto alla vita generale della Casa dei Beni Comuni e di quel luogo, proprio per evitare meccanismi che siamo noi stessi a produrre, appunto meccanismi assistenzialistici. Vogliamo evitare questa cosa. Chi vuole costruire iniziative là dentro deve avere anche la responsabilità di condividere il progetto a tutto tondo, e questo secondo me è una cosa importante perché evita di costruire utenza passiva, ma il nostro obiettivo principale è quello di costruire cittadinanza attiva. E infine l'ultima questione che secondo me noi è voglio dire, fondamentale anche diciamo come natura dello stesso progetto, ovviamente è un progetto che nasce anche da delle motivazioni di critica sociale, quindi è ovviamente all'interno di quei luoghi costruiremo anche delle attività ovviamente che pone in critica alcune situazioni sociali. Il fatto che Pigio per esempio citasse la questione di rovesci diritti, e, o meglio di la campagna che poi si è tradotta in Riconosciamoci, è un esempio delle attività che vorremmo fare da dentro, quindi anche costruire dal basso delle progettualità, delle delibere popolari per esempio poi da portare alla cittadinanza. Quindi si tratta di un ambiente sociale, politico, di costruzione di democrazia dal basso, e quindi un progetto che va analizzato e giudicato dall'amministrazione comunale a tutto tondo e su questa profondità di contenuti. Per quanto mi riguarda, spero di essere stato in tempo, ho finito. Con questi primi due interventi abbiamo provato a farvi capire con quali idee noi siamo entrati a sfalciare come volontari del Comune di Belluno e a cercare di bonificare parte dell'ex caserma Piave, e quali idee poi ci sono nate una volta all'interno di questi spazi. Ora vi facciamo entrare in questi spazi con un video che sostanzialmente illustra cosa abbiamo trovato e che cosa potremmo trovare.